Gossip News, siete molto italiani, dai! Prima volta sul grande schermo per Pietro Sermonti, volto amatissimo della TV grazie a Fiction dagli ascolti record come Un medico in famiglia. L'attore per il debutto al cinema è tornato a vestire i panni di Stanis La Rochelle nel film Boris, adattamento della serie TV di Sky. Uno dei personaggi più divertenti del serial, così come della pellicola. È più coglione, cialtrone, cane, vigliacco, mitomane e brutta persona del cast, penso. No, forse c'è... beh no, ce ne stanno, però lui fa schifo. Eppure lo stesso Sermonti nell'interpretare La Rochelle si è divertito parecchio. Stanis mi ha permesso di enfatizzare, di aprire, di andare a anche dei piccoli difetti o delle piccole... cose che uno ha, delle piccole manie. Io ho avuto, mi hanno regalato la possibilità di giocarci, di prendermi in giro, di prendere in giro un po' il mio lavoro. Insomma, è un grande divertimento, una cosa per cui ringrazierò gli autori fino a che è vivo. E sulle raccomandazioni nel mondo dello spettacolo, tema affrontato in Boris, Pietro ha le idee molto chiare. Credo che in qualche modo ci sia sempre stata una cosa del genere. La sensazione adesso che arriva, diciamo, da chi dovrebbe dare l'esempio è molto molto triste, per cui è un po' quello, il clima è il clima generale, l'atmosfera che si respira, è come se quasi fosse un merito, mentre prima magari uno si vergognava anche, adesso uno lo ostenta e questo ci fa capire un pochino dove viviamo, insomma, in che paese stiamo vivendo adesso. Sulle cifre, invece, è un po' meno preparato. Qual è le percentuali di raccomandati nei cast dei film e serie TV? Io sicuramente, gli altri non lo so.